La seconda meditazione che vogliamo fare in questo nostro breve percorso alla scoperta del Vangelo di Giovanni parla della Samaritana al capitolo 4. Abbiamo visto ieri come bisogna sempre un po' drizzare le orecchie quando siamo di fronte a Giovanni perché da una parte racconta degli eventi, dall'altra il modo che lui ha di raccontarli è per invitarci a scoprire qualcosa di più profondo. È un Vangelo piuttosto lungo che leggo e poi cercheremo di cogliere di nuovo le contraddizioni che sono come degli indizi per capire che cosa vuole dire Giovanni alla sua comunità citando questo incontro di cui peraltro solo lui parla. Giunse così a una città della Samaria chiamata Sicar, vicino al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe, suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunse una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: "Dammi da bere." I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. Allora la donna samaritana gli dice: "Come mai tu che sei giudeo chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana?" I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: "Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva." Gli dice la donna: "Signore, non hai un secchio, il pozzo è profondo, da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame?" Gesù le risponde: "Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna." "Signore," gli dice la donna, "dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua." Le dice: "Va a chiamare tuo marito e ritorna qui." Gli risponde la donna: "Io non ho marito." Le dice Gesù: "Hai detto bene, io non ho marito. Infatti, hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero." Gli replica la donna: "Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte e voi invece dite che a Gerusalemme è il luogo in cui bisogna adorare." Gesù le dice: "Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete. Noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità." Gli rispose la donna: "So che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa." Le dice Gesù: "Sono io che parlo con te." Che meraviglia! Che meraviglia di incontro! Leggiamo questo incontro alla luce del segno principale, del segno numero uno che abbiamo visto ieri, in cui Gesù vuole trasformare l'acqua di una fede pietrificata nel vino della festa, in cui lo sposo chiede ragione alla sposa della sua lontananza. E qui abbiamo una sposa da recuperare, che è la Samaria, non la Samaritana. Non so se sapete, ma la Samaria è una parte del regno di Israele, a nord. Dopo la morte di Salomone, il regno viene diviso in due parti, cioè torna ad essere come era in origine, due tribù al sud e 10 tribù al nord. Ebbene, il regno del nord, con capitale Samaria, è il primo a cadere, invaso dagli Assiri nel 722 a.C. E le prime due tribù a cadere sono Zabulon e Neftali. Da allora, dal 722,
Il regno del sud con capitale Gerusalemme sopravvive non tanto, ma ancora 150 anni, e poi cade anch'esso sotto i babilonesi. Ma al tempo di Gesù questa divisione fra Samaria, regno di Giuda, poi nel frattempo più sopra si era riformata la Galilea, era evidente, cioè i samaritani, che erano degli ebrei, si erano mischiati con gli assiri, e così la loro era una religione, secondo quelli di Gerusalemme, spuria, sbagliata. Loro si riferivano soltanto al Pentateuco, ai primi cinque libri di Mosè, e basta. E poi c'erano una forma di religione un po' sincretista, in cui in qualche modo c'erano degli elementi pagani. Perciò gli ebrei consideravano gli altri ebrei, i samaritani, come dei dannati, fumo negli occhi, si odiavano con tutte le loro forze. Lo sposo va a cercare la sposa perduta, che è tutta in questa vicenda, ma la sposa perduta siamo anche noi. Gesù dunque siede stanco al pozzo di Sicar a mezzogiorno. Dio è stanco di cercarci, è Lui che prende l'iniziativa, è Lui che ci viene a stanare dove siamo. E a mezzogiorno c'è questa donna che va a far acqua. Ora non siamo degli esperti, ma sappiamo che bisogna essere degli idioti ad andare a mezzogiorno a prendere acqua. È evidente, poi capiamo il perché, questa donna non vuole incontrare nessuno. Ha una vita affettiva un po' complicata ed è stufa dei pettegolezzi della gente di paese. Perciò va a mezzogiorno. E quando a mezzogiorno arriva lì, questo sconosciuto, questo maschio ebreo, le rivolge la parola. Dovete sapere che per passare da nord, dalla Galilea, a sud, Giudea, Gerusalemme, per un ebreo bisognava necessariamente passare attraverso le colline della Samaria. Ma molto spesso, pur di non incontrare i samaritani, i Galilei facevano un lungo giro lungo il Giordano per poi tornare su da Gerico verso Gerusalemme. Gesù invece taglia, attraversa Pozzo di Sicar, attualmente Nablus, attraversa la Samaria perché vuole ritrovare la sposa. Ed è interessante perché la prima cosa che Gesù, che questo Dio stanco nel cercarci, dice a questa donna e a me: ho sete. Sizio, ho sete. Dio ha sete della nostra fede. Dio ha sete della sua sposa. E questa donna, davanti a questa richiesta, dammi da bere, replica tirando su un muro subito e fa una domanda: come mai tu, che sei un maschio, ti rivolgi a me che sono una donna? Questo a noi fa strano, ma era assolutamente impensabile che un uomo si rivolgesse a una donna. I rapporti erano sempre mediati da altri. Per capirsi un po' come succede oggi nell'Islam praticante, per cui nessuna donna musulmana esce da sola, deve sempre avere un maschio che l'accompagna. Per di più un ebreo, si vede che è un ebreo, si vede che è un foresto. Perché tu, che sei un maschio ebreo, ti rivolgi a me, che sono una donna samaritana? E si lascia intuire che ha un po' di paura, di timore che questo maschio ebreo la stia un pochettino importunando, le stia facendo un po' la corte, ci provi. Ha perfettamente ragione, esattamente quello che sta succedendo, ma non come pensa lei. Il pozzo nel mondo biblico è il luogo degli incontri. Al pozzo Mosè incontra la sua futura sposa Zippora. Al pozzo il figlio di Abramo, Isacco, incontra Rebecca. Il pozzo è veramente il luogo del corteggiamento, e anche qui al pozzo Dio corteggia la sposa, che in questo caso è la samaritana. E non abbiamo il tempo di approfondire, provate a cogliere, al di là delle parole, la capacità straordinaria che ha Gesù di passare da una situazione di totale contrapposizione, cioè peggio non potrebbe andare. Io non so voi, ma io mi sentissi, dico: scusi, mi dà un'informazione, qui la fermata del bus, e uno ti guarda e dice: ma lei come si permette di rivolgersi a me? Non so se voi insistete. Dice: oh, scusi, e viene andato. E invece Gesù in quattro battute
riesce a far passare questa donna dalla totale diffidenza a qualcosa di più grande. È interessante perché per giustificare la reazione della samaritana, Giovanni, tenerissimo, scrive, per noi che non siamo samaritani, che siamo un po' fuori da questo mondo, dice: i giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani, non hanno buoni rapporti. È un po' un eufemismo, eh? È qualcosa di molto 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 peggio. Vi racconto solo un episodio per capire quanto fosse l'odio che intercorreva fra samaritani ed ebrei. I samaritani, quando gli ebrei costruiscono il tempio a Gerusalemme, costruiscono un tempio per far dispetto, sul monte Garizim. Ma la cosa divertente qual è? Che a un certo punto, in una fase storica che non vi sto a spiegare, un po' complicata, per capirsi 122 anni prima della nascita di Gesù, uno dei governanti, dei regnanti di Gerusalemme, Giovanni Ianneo, fa un'incursione in Samaria e brucia il Tempio. Quindi quando uno dice, non corro. Ma la cosa divertente è che al tempo di Gesù la data della distruzione del Tempio dei Samaritani era festa nazionale in Israele. Ok? Per restituire il dispetto, i Samaritani, visto che Erode il Grande stava restaurando il famoso Tempio di Salomone che era rimasto distrutto da anni e anni e anni, soprattutto un pasticcio, ma Erode il Grande, che era astutissimo, aveva fatto la scia, poi aveva iniziato a rifare, i lavori sono durati 80 anni, e hanno rifatto questo Tempio straordinario, concluso nel 62 d.C., quando Gesù lo vede e ne parla, non è ancora finito. Finito nel 62, nel 72 viene di nuovo distrutto dai Romani questa volta. Ma quando stavano costruendo il Tempio, ricostruendo il Tempio di Gerusalemme, alcuni pellegrini samaritani, non è che si riconoscessero, è la stessa razza, sono entrati nel Tempio in fase di ricostruzione e hanno sparso delle ossa, contaminando tutto il Tempio. Quando Giovanni dice non ci sono buoni rapporti, sì, ben peggio. Ecco lo stupore di questa donna. Ecco lo stupore di questa donna. Ma davanti a questa cosa provate ad andare a leggere, perché è veramente straordinario. Gesù dice: uomo, donna, ebreo, samaritano, in fondo io e te siamo uguali, siamo degli assetati. Ma c'è una differenza: io so dove prendere l'acqua, tu no. Ed è interessante perché soprattutto all'inizio Gesù riesce a far abboccare questa donna, riesce a coinvolgere questa donna, comincia a dire: lascia stare le differenze, guardiamo ciò che unisce. Riesce a far abboccare questa donna su un'ambiguità dell'acqua. All'inizio questa donna pensa che questo forestiero ebreo maschio che la sta un po' tacchinando stia parlando dell'acqua da bere, che sto bevendo anch'io. In realtà lui parla di qualcosa di più grande. E come dicevamo ieri con Don Enzo, c'è questa differenza sostanziale. E cioè, da una parte lei sta andando al pozzo e Gesù invece parla di acqua viva, che vuol dire acqua di sorgente, che è un po' un'altra roba. Quindi lei dice, accipicchia. E addirittura Gesù, all'inizio avete sentito, le dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu avresti chiesto a lui e ti avrebbe dato acqua viva. Cioè Gesù sta dicendo, guarda, io ti ho chiesto da bere, ma in realtà sono io che sono in grado di darti acqua di sorgente. Questa donna è ancora diffidente ma è già interessata. E le risponde, ma chi ti credi di essere? Ma chi ti credi di essere? Sei più grande tu del nostro padre Abramo che diede, eccetera. Ma chi ti credi di essere? Gesù però non risponde alla provocazione. Ormai è stata agganciata questa donna. Lei ha bisogno, ha voglia, è incuriosita. E Gesù le risponde, ecco il passaggio dall'acqua a qualcosa di più profondo. Le dice, chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Urca. E la terza battuta, dammi da bere,
che ebreo, eccetera, eccetera, siamo due assetati, ma io so che cosa ti do se tu conoscessi il dono di Dio. La terza è un'esplicita affermazione. Gesù sta facendo passare questa donna dal piano fisico materiale a qualcosa di spirituale. Mica male. E le dice non soltanto che quella sete che lei ha, non fisica, ma spirituale, animica, interiore, si è dissetata nel posto sbagliato, ma che lui Gesù è in grado, uno, di dissetarla veramente, di soddisfarla, il vino della festa, ma di farla diventare lei stessa, io lo trovo straordinario, di far diventare lei stessa una sorgente d'acqua. Beh, a questo punto questa donna, quarta battuta, è agganciata, infatti le chiede l'acqua. Pensate un po', in quattro battute Gesù è riuscito, senza rispondere alle provocazioni, senza offendersi, senza far polemica, è riuscito a far passare questa donna dalla riottosità, dalla distanza alla curiosità. Fossimo capaci noi, fossimo capaci noi, nella nostra pastorale, fossimo capaci noi a fare anche solo lontanamente. Allora, quando questa donna dice: dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua, Gesù ha finalmente acceso in lei il desiderio. Questa donna ha capito che questo strano straniero, questo tipo un po' curioso e bizzarro, si interessa a lei in altro modo, sta parlando di qualcosa di più profondo. E quando lei chiede a lui: dammi di quest'acqua, Gesù dà una risposta da far cadere le braccia. Perché uno dice: ok, Gesù, bravissimo, eccezionale, e qui finisce la poesia. Vai a chiamare tuo marito. Come va a chiamare tuo marito? Proprio un calo di tensione terrificante. Vai a chiamare tuo marito. Perché questa donna, e Gesù lo sa, va al pozzo a mezzogiorno perché ha una vita affettiva disordinata, una vita affettiva un po' complessa. E Gesù, che ha aiutato questa donna a far capire che l'acqua di cui ha bisogno non è quella per cui va, ma è qualcosa di più profondo, adesso la mette davanti con verità, con verità, alle sue menzogne. Io qui ci tengo, e parlando dei cattolici è difficilissimo far capire questa cosa, ma voi siete molto intelligenti. La Bibbia non è moralista. Noi sì, la Bibbia no. Qui Gesù non sta tirando le orecchie dicendo: ai ai ai, vivi una vita disordinata, sei convivente. Quelle sono tutte fisime nostre, non di Gesù. Gesù sta dicendo a questa donna: smettila nella tua vita affettiva, smettila nella tua interiorità di cercare la gioia, la felicità, la pienezza in un pozzo di acqua putrida. Smettila. Perciò chiede a questa donna di essere sincera, non gli sta facendo il predicozzo, gli sta dicendo: guarda che hai sbagliato direzione. Io lo sposo, ti dico, stai sbagliando tutto. Vai a chiamare tuo marito. E lei resta spiazzata, si mette di nuovo sulle difensive, ma subito è talmente spiazzata che dice la verità: non ho marito. Non ho marito. Gesù dice: giusto, vero, ne hai avuti cinque. Anzi, quattro, aspetta, com'è? Sì, comunque. Ah, ne hai avuti cinque, e quello che hai non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Hai detto il vero, giusto. È interessante perché un grandissimo biblista, lo Xavier Leon Dufour, sostiene che c'è sicuramente un riferimento al fatto che, ricordate, la Samaria era stata invasa dagli Assiri e loro avevano cinque divinità principali, quindi c'è questo gioco ambiguo, i mariti della Samaritana e i mariti di Samaria, se volete. Lo sposo geloso, Dio chiede ragione del tradimento della sposa, Israele e Samaria, se volete, però ci sta. Ma io voglio farvi notare una cosa molto, 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 molto importante per capire questo testo. In Israele vigeva da sempre una orribile
legge di divorzio maschilista. Solo il marito poteva divorziare. La donna, zitta, muta, rassegnata, piglia e vai. Vuol dire che questa donna è stata abbandonata 5 volte. Non è una poco di buono. È una poveraccia. Un'altra roba. E Gesù lo sta mettendo a fuoco questa cosa. Dice, guarda, vedi? Cioè tu hai cercato in qualcosa che è la relazione affettiva, non entra nel dettaglio, ma si capisce che questa donna ha avuto un bisogno di amore sconfinato che è continuamente stato svilito, tradito. Perciò si è indurita così tanto, perciò va a mezzogiorno a prendere l'acqua. Ma che cosa ne sa la gente di cosa io ho vissuto? Quindi non soltanto sei stata abbandonata, ma sei pure criticata e ti danno della poco di buono. Gesù non sta dicendo hanno ragione, sta dicendo il contrario. Sta dicendo, guarda, sii onesta con te stessa. Hai cercato dalla parte sbagliata. Ma la cosa che a me commuove, e vorrei farvelo notare, che Gesù le dice, hai detto il vero. Cioè, trova una cosa positiva in questo. Quante volte noi corriamo il rischio, anche con le persone che abbiamo accanto, di notare sempre il negativo. Io voglio dirvi una cosa, sul negativo nessuno cambia. Se voi vi ostinate a dire vostro marito, a vostra moglie, a vostro figlio, a vostro parrocchiano, cosa non va, non cambia. Sul positivo si costruisce. E in una situazione così difficile, Gesù riesce a notare una cosa positiva, un po' come con Natanaele, sempre nel Vangelo di Giovanni. Capitolo 1, versetto, potrebbe essere 52 forse. Quando Filippo va da Natanaele, che è sotto il fico era l'albero sotto cui si medita la Torah, perché la parola di Dio è dolce come il fico. E dice, abbiamo trovato il Messia, Gesù di Nazareth. E lui dice, da Nazareth cosa può venire di buono? Ha ragione, ha ragione. Sapete che l'Israele biblico è grande come la Calabria, come estensione. E nei libri della Bibbia, che non sono pochi, si parla di qualunque posto, città, villaggio, pozzo, crocicchio di strade, trovate una caterva di nomi, tutto eccetto Nazareth. Nazareth non è mai citata nella Bibbia, fino ovviamente al Nuovo Testamento. E quando Gesù arriva, invece di dire linguaccia tagliente, impestata maremma che c'hai, sapete che Gesù usava questo linguaggio, dice ecco veramente un israelita in cui non c'è falsità. Cioè nota l'unica cosa positiva, almeno si sa quello che pensi Natanaele. Bellissima questa cosa. E di nuovo qui Gesù nota solo il positivo, non dice a questa donna dov'è tuo marito, porta tuo marito e adesso poi vai a confessarti e cambia vita. Non dice questo, noi lo diciamo. Dice guarda, analizza il tuo desiderio di riempire il tuo cuore, perché hai continuato ad attingere a un pozzo di acqua putrida. Quando veniamo messi in discussione, quando veniamo posti con le spalle al muro, che cosa è che fate voi di solito? Scappate, giusto? Anche lei scappa a questo punto. È un po' troppo forte quello che gli sta dicendo questo ebreo maschio. E questo lo vedremo, credo, sto pomeriggio, domani, non mi ricordo. Guardate, quello che dicevamo ieri, adesso vi siete sì, quello che dicevamo ieri sulla preghiera sana e quella malata, ricordate? Eccola qua, eccola qua. Questa donna vorrebbe l'acqua viva, ma senza mettersi in gioco. Questa donna vorrebbe la pienezza che Gesù le propone, ma senza cambiare di una virgola. Gesù dice, no cara, mettiti in discussione, ammetti, ma non per fare la depressa, non per fare la Santa Maria Goretti, non per fare la Maria Maddalena, ammetti che hai sbagliato qualcosa, ma non perché io ti giudico, ma perché sei sulla strada sbagliata, perché hai investito là dove non dovevi investire. E questo è rivolto sia alla vita personale della Samaritana, ma anche alla sposa Samaria, anche a noi. Quante volte il nostro cuore è vuoto e noi continuiamo, cito Geremia, ad attingere acqua a cisterne screpolate nella nostra vita, anche se siamo cristiani, anche se andiamo a messa, anche se facciamo parte di un'associazione, dobbiamo ammetterlo, Signore è vero,
Molto spesso all'origine della tristezza che porto nel cuore c'è che io non vado alla sorgente e mi accontento. Il Signore chiede autenticità quando ci avviciniamo, è questo che è la cosa più faticosa. Perché Gesù è sempre così duro con i farisei? I farisei sono ottimi credenti, ottimi, averne di farisei in parrocchia. 10% delle loro entrate lo davano alla parrocchia. Averne! Ma c'è qualcosa che non va e Gesù glielo dice. Sapete che c'è una cosa nei Vangeli che sempre impressiona chi studia approfonditamente un po' i Vangeli. La cosa contro cui Gesù si scaglia di più non è il peccato, noi abbiamo un po' questa idea malata, ma è l'ipocrisia. Ipocrites in greco vuol dire mascherato, ti metti addosso una maschera, la maschera del buon credente, la maschera eccetera eccetera. A questa donna Gesù sta dicendo: smettila, ammetti che hai sbagliato, cioè di sì, sono talmente bisognosa d'amore che ho elemosinato amore con uomini che mi hanno continuamente abbandonata. Quindi non faccio la poverina, la vittima, cosa in cui noi cattolici siamo bravissimi. Gesù dice: basta, smettila, ammetti. Ovviamente, onestamente, davanti a una roba così uno dice: fermati un attimo, aspetta, gulp, alt, non ce la faccio. Allora cosa fa? La butta sul religioso, ovvio. Apre un dibattito religioso, apre il momento delle domande. Vedo che sei un profeta. E fa la domanda inutile degli inutili. Voi dite che bisogna adorare Dio sul monte Moria, Gerusalemme, eccetera, eccetera, eccetera. No, invece qui sul monte Gari, dov'è che bisogna adorare? Tipica domanda inutile. Ma la cosa divertente è che Gesù ci sta. Dice: vabbè, dai, ok, mettiamola sul religioso. Guardate, su questo brano, su questo passaggio, non ci ho dormito una notte. C'era qualcosa che non mi tornava. E infatti poi quando mi sono svegliato ho mandato una mail a un mio caro amico biblista, anzi a due amici biblisti, che mi hanno risposto e mi si è aperto un mondo. A parte il fatto che sul Monte Garesim non c'era più nessun tempio, come vi avevo detto era stato distrutto 120 anni prima della nascita di Gesù. Ma c'è un dettaglio che mi sfuggiva e che mi è venuto in mente e che cambia completamente l'interpretazione. Questa donna che di nascosto va a far acqua perché tutti pensano che sia una poco di buono, quindi è una pubblica peccatrice, quand'anche ci fosse stato un tempio, non ci sarebbe potuta entrare né a Gerusalemme né sul Monte Garesim. E che cosa le dice Gesù? Tu sei il Tempio. Tu sei il Tempio. È giunto un tempo, ed è questo, in che né sul Monte Garizim, né a Gerusalemme si adorerà il Dio. Perché Dio si adora in spirito e verità. Questa roba a me devasta. Gesù sta dicendo a questa donna che tutti considerano e giudicano una poco di buono, che lei è il tempio agli occhi di Dio, che lei è amata agli occhi di Dio, di uscire da questi recinti. Oh. Così fa Dio con noi. Noi siamo amati a prescindere. Noi siamo amati a prescindere. Ogni uomo, ogni donna è amato a prescindere. Io so che è duro ammettere questo, perché noi siamo così malamente abituati a far pesare il nostro amore. Te lo meriti. No, nessuno si merita nulla. Gesù, davanti a questa donna che si è rimessa sulle difensive, che la butta sul religioso, fa scacco matto. Dice: guarda, stai tranquilla, non sono qui a giudicare. A questo punto questa donna è proprio
Basta un soffio per mandarla a KO, per farla cadere. E dice: verrà il Messia e ci rivelerà ogni cosa. Detto di sé, è troppo bello per essere vero quello che dici. Ma verrà il Messia. E Gesù risponde: sono io che parlo con te. Ora dovete sapere che in greco, che è la lingua in cui scrive Giovanni, che è l'inglese di allora, qui c'è scritto ego eimi, che traduce l'ebraico Yahweh. Io sono. Più volte nel Vangelo di Giovanni Gesù utilizza in prima persona e rivolto a sé in questa ambiguità linguistica straordinaria l'ego eimi. Due volte in maniera assoluta. Prima che Abramo fosse, io sono, ego eimi. Infatti raccolgono le pietre per lapidarlo perché pronuncia il nome di Dio attribuito a se stesso. E altre volte associato a una caratteristica. Qui potremmo dire io sono ti parla. Dio ti sta parlando. Bellissimo. Vedete che Giovanni, altro che aquila. Cosa succede dopo? Non l'abbiamo letto. C'è una parentesi che fa Giovanni in cui tornano gli apostoli, sono stupiti che questo parla con la samaritana, dice ma com'è questa storia? Non capiscono niente come sempre. Intanto questa donna lascia la brocca. Lascia la brocca. Non gli importa più nulla, è andata lì apposta. Giovanni con grandissima sensibilità non parla di conversione, non si sa come questo ego e mi sia risuonato in lei, ma si vedono gli effetti. Lascia la brocca, torna in paese dalla gente che le parlava dietro e dice: c'è uno che mi ha letto la vita, che sia lui Messia. La cosa che nascondeva e di cui si vergognava diventa l'elemento dell'evangelizzazione. Anche questi sono talmente straniti che vanno, sentono Gesù, restano ad ascoltarlo, gli chiedono di fermarsi, Gesù si ferma due giorni. E alla fine c'è questa conclusione straordinaria, magnifica. Questi giudicanti, questi samaritani che prima giudicavano questa donna una poca di buono, dicono così: non è più, rivolti alla donna, non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questi è veramente il Salvatore del mondo. Quanta ricchezza in questa pagina, debordante proprio. Vedete allora che una lettura superficiale ci fa perdere tutte le sfumature e le ricchezze. Proviamo ad applicarla alla nostra vita, perché questo vogliamo fare in questi giorni. Il primo elemento di riflessione deriva dal fatto che Dio continua a cercarmi. Sant'Agostino scriveva benissimo: noi cerchiamo colui che ci cerca. È Dio che prende l'iniziativa. È lui che mi viene a stanare dove sono, in qualunque momento della mia vita, anche quando ho deciso di non incontrare più nessuno, mi sono arroccato, mi sono chiuso, magari perché ho vissuto delle cose negative nella vita. Quando getto la spugna, Dio mi viene a cercare, Dio ha sete di me. Nelle bellissime, famose sette ultime parole di Gesù sulla croce, sapete che sono state oggetto di grandi riflessioni. Prima o poi anche io mi ci metterò a scrivere qualcosa perché sono straordinarie. Gesù ha detto sette parole sulla croce. Addirittura dei famosi compositori hanno musicato le sette ultime parole di Gesù sulla croce. Una di queste è: ho sete. Ho sete. Potremmo dire che da un certo punto di vista i Vangeli ribaltano la nostra concezione di Dio. Non siamo noi a cercare Dio, è Lui che cerca noi. E lo fa stancandosi in questa straordinaria logica dell'incarnazione che a volte a noi un po' sfugge. Noi continuiamo a rimettere, a rimandare Dio nei cieli.
Lui che è stato qui sulla terra. Adesso dico una parola forte, prendetemi per diritto, capitemi bene. Lo chiudiamo dentro i tabernacoli. Lui che ha chiesto di abitare nelle nostre case. Così almeno sei tranquillo. E lì non disturba. L'incarnazione è questo. L'incarnazione è parlare correttamente, anche da un punto di vista logico, teologico. Dio è stanco. Perché si è incarnato, perché ci cerca, perché ci viene a stanare là dove siamo. E non c'è un posto dove lui non voglia stare. Siamo noi che dividiamo sacro e profano. La gente oggi più non crede, esattamente il luogo in cui Dio vuol stare. Non è più come una volta, esattamente questo è il mondo che Dio ama. A me dà fastidio, ma Dio lo ama sto mondo. Secondo punto di riflessione. Tutti noi cerchiamo l'acqua viva. L'acqua viva della felicità, il vino della festa nuziale. Tutti noi, io non vi conosco, ma so per certo che tutti e 40 qui dentro desideriamo una cosa, essere felici. Vero o no? Tutti, dal primo all'ultimo. Il problema è in che cosa poniamo la nostra felicità. Noi crediamo di sapere cosa ci rende felici, a volte però ciò che crediamo ci renda felici alla fine non ci rende felici. Esiste questo pregiudizio nella Bibbia, il pregiudizio che l'uomo non può essere felice fino a quando non trova la pienezza di Dio. Come se Dio che ci ha creato, lasciandoci liberi, perché chi ama lascia liberi, chi di voi può costringere uno ad amare? Io ho voluto un sacco di bene a mio figlio, ho veramente dato la mia vita per lui, lui manco più mi saluta. Ok, è dura, però è così, ci sto male. Ma l'amore lascia liberi, non posso prendere una persona di cui sono innamorato perdutamente, prendere la schiaffa e dire amami. Dio ci ama, mettendo in conto che noi possiamo dire no grazie. Allora Dio ci ha creato lasciandoci liberi, ma togliendoci un pezzo. Questo pezzo è lui. C'è in noi una scintilla divina, quello che noi cristiani chiamiamo anima, una parte immortale, una parte che è speculare a Dio, una parte che è riflesso dell'immagine di Dio, quella che noi così tanto bistrattiamo, ci dimentichiamo, la nostra interiorità, la nostra anima. Ebbene, fino a quando questa anima, questa scintilla divina non si ritrova, non si specchia, non cerca la pienezza di Dio, è la felicità un po' così, ma comunque anche quando trova Dio è un già e non ancora. Noi siamo abituati a misurare la nostra vita negli anni che viviamo, no? 70, 80, 90, benissimo, per i più fortunati, dice il Salmo. Ma quasi tutti sono fatica e dolore, dice sempre il Salmo. Cioè, anche quando noi siamo orientati, anche quando noi riusciamo in qualche modo per fede a credere, a fidarci, è un già e non ancora, è una caparra che però non è ancora stata pagata, è una scommessa, è una scommessa. La fede è una scommessa, non c'è altro da dire. Una scommessa credibile, una scommessa ragionevole, ma è una scommessa. Ebbene, questo secondo punto di meditazione ci dice: io sto ancora cercando. Paolo, ma io vengo, sono qua. Stai ancora cercando. Paolo, ma io sono prete. Stai ancora cercando? Perché il rischio di fare come la Samaritana, di investire i nostri affetti, le nostre emozioni in qualcosa che non ci riempie il cuore. Quindi se va bene facciamo le vittime. Domani sera nell'incontro pubblico un po' ne parleremo. Sarò un po' duro, ve lo dico già, quindi non venite. Mi dicono che mi sto indurendo con gli anni, è possibile, invecchiando. Però io guardo me. Io vedo che a volte tra noi cattolici piace fare un po' le vittime. Poi pensiamo che Gesù crocifisso ci sia tanto vicino e ci sentiamo comodi. Calma, un po' più complicato di così. Ma una cosa è certa, smettiamola di andare al pozzo a prendere acqua che non ci disseta,
Date voi il nome e il cognome al vostro pozzo. Ho investito tanto nella famiglia. Può diventare un idolo la famiglia, non contiamoci storie. Ho investito tanto nel mio rapporto matrimoniale. Può diventare un idolo anche quello, non contiamoci storie. La coppia cristiana sono due che cercano l'infinito, non due che pensano che l'altro sia infinito. Un'altra roba. Gesù sta dicendo: l'unico che può dissetare sono io. Presuntuoso, eh? Dicevamo ieri a me, se oggi vi beccate la stessa predica, abbiate pazienza. Magari ripetita iuvant, eh? Ripetere aiuta. Ma Gesù è pazzesco nel Vangelo di oggi, eh? Gesù dice: guardate, io sono l'unico che ti può dissetare, punto. Presuntuoso. E se avesse ragione? Terzo punto di meditazione. Per fare esperienza di Dio, per trovare la sorgente, per diventare sorgente, bellissima questa cosa qua, c'è bisogno di autenticità, verità con noi stessi. Solo il mio vero io incontra il vero Dio. E ci vuole tutta una vita, perché noi siamo così abili a raccontarcele le cose. Invece davanti a Dio ogni cosa è nuda davanti a te, come dice il Salmo 139. Ma non nel senso un po' meschino, un po' tenebroso, che Dio si fa gli affari nostri. È un guardone. Dio non è un guardone. Siamo noi che ci scandalizziamo. Lui no. Lui no. Noi facciamo i moralisti. Lui no. Ma chiede autenticità. A questa donna dice: guarda, puoi riconoscere che sei stata abbandonata 5 volte, cioè che quello in cui tu hai posto, quello che tu pensavi essere una sorgente, in realtà si è rivelata un fallimento totale? Ma non per dire che sei sbagliata, ma per dire che hai sbagliato. E dice: in effetti. Ma non lo dice giudicando, lo dice amando. Il più bel servizio d'amore che Dio ci fa è quello della verità. Per riconoscere, chiamare per nome e cognome certi meccanismi per cui noi alla fine manipoliamo, scappiamo, facciamo, trighiamo. Che bello per dire: sì signore, sono proprio un peccatore. Santa Teresina, ieri ero seduto da quel lato lì dell'altare e avevo di fronte Santa Teresina che mi ha guardato tutto il tempo. C'è quel bellissimo, non so se un mosaico o un dipinto, che è paro paro di una delle rarissime foto che abbiamo di Santa Teresina. Conoscete Santa Teresa di Lisieux, che è una santa matta come? Sapete che Santa Teresina la conoscete. Ah, tra l'altro ha a che fare con la Valle d'Aosta. Scusate lo sciovinismo. Suo padre, sua madre, di cui sono in corso la causa beatificazione, il papà di Teresina era stato canonico del Gran San Bernardo. Sapevate? Poi era uscito, aveva incontrato questa donna, sapete allora, spretarsi, mio Dio, forse era solo religioso, oh, mamma mia. Però infatti ha fatto una figlia santa. Teresina a 16 anni voleva entrare in Carmelo, però l'età canonica era 18. E lei è andata e ci voleva la dispensa papale. Lei è andata dal Papa e ha ottenuto la dispensa papale, ragazzi. Poi, ahimè, è morta giovanissima. Ed è morta in una maniera veramente inquietante, perché lei stessa dice: io non credo più, cioè io mi sforzo di credere, cioè nella notte dell'anima. Però Teresina nel suo diario intimo bellissimo racconta, in quel linguaggio un po' zuccheroso di fine 800, che a me fa venire un po' il diabete spirituale, però è interessante. Lei dice: quando faccio un peccato mortale, al che mi chiedo, ma che peccato mortale fa una monaca di clausura? Vabbè. Lei dice: prima di andare a confessarmi, allora c'erano preti che abbondavano, mi siedo sul gradino e mi godo un po' il mio peccato. Bellissima sta roba. Quello che scrive Sant'Agostino, felice colpa, si è meritato un così grande perdono. È paradossale, ma è bellissima questa cosa. Allora l'autenticità, la verità di noi stessi. Non so voi, ma io tendo a far vedere solo il meglio di me. Voi non sapete nulla di me, ovviamente. Tanto meno i miei difetti, e ci mancherebbe. E questo è un po' naturale. Ma davanti a Dio possiamo essere liberamente noi stessi. Egli non è giudicante, egli è liberante. Non dobbiamo fare i bravi ragazzi, lo vedremo, perché... ahimè, la sindrome del bravo ragazzo fra noi cristiani è terribile, terribile, e allontana la gente.
Siamo peccatori perdonati, non giusti. Peccatori perdonati, che è un'altra roba. È un'altra roba. E pensate come il Signore nell'autenticità ci fa fiorire e sbocciare. Questa donna giudicata, questa donna aggressiva, questa donna respingente, quando scopre di poter essere lei tempio, quando scopre di poter essere lei sorgente d'acqua, e lo farà, subito, cambia la sua vita. Nessuno cambia sul negativo. Nessuno cambia sul negativo. Chi di voi ha avuto a che fare con, magari nel ministero oppure per lavoro, con situazioni problematiche, i ragazzi problematici per esempio? Come fa un bambino a essere problematico? Un bambino è problematico perché ha avuto intorno a sé una vita disastrosa. Sa benissimo che, sto parlando di situazioni limite, limite, sa che l'unico modo è proprio quello di riuscire ad agganciare, quando si riesce a trovare un discorso di fiducia, un discorso di positività, dicendo a uno non fare così, vi posso garantire che non cambia, anche noi, ricattando l'altro, dicendo ah ma se continui così io non ti voglio più bene, non è che cambi, sì cambi per qualche settimana, dicendo invece guarda che in questa direzione tu puoi fiorire, e pazienza per queste robe qua, come sta facendo Gesù. Gesù non la sta giudicando, le ha chiesto di essere vera, e quando lei è stata vera, ha visto che essendo vera poteva fiorire, e infatti è fiorita. Questo è magnifico, questo è magnifico. Infine, ultimo punto di meditazione, che ci può aiutare molto, secondo me, rispetto al nostro essere chiesa, quello che vi dicevo prima, e cioè che questa donna che dice ai suoi concittadini che voleva evitare, qualcuno mi ha letto la vita. Questa donna che usa una cosa per lei imbarazzante per raccontare la misericordia. Mi sembra talmente una bella immagine di essere chiesa questo. La chiesa che è il popolo dei perdonati, non dei giusti. In teoria, Fra tre quarti d'ora inizieremo l'Eucaristia dicendo... è una delle cose più belle della liturgia, è che ci siamo talmente abituati che nessuno ascolta quello che dice. Avete presente quando fate, non so, un convegno internazionale di medici? Ci si presenta, io sono il dottor tal dei tali, che arrivo, noi ci troviamo e diremo, io sono un gran peccatore, piacere. E ti dico anche, ho peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Perché? Facciamo finta. Poi da ridere, ci troviamo fra un attimo, diciamo che siamo tutti peccatori, e appena scopriamo che uno ne ha combinato, dice, ah, hai visto? Ma te l'ho appena detto. No, ma quella è la finta. E la cosa più divertente quando... Questo lo faccio, scusate. Scusa, stai lì. Confesso di ripetere peccati in pensieri, parole, opere, omissioni. Per mia colpa, grandissima. All'altro facciamo sempre. Colpa sempre degli altri. Guardate Genova. Colpa è sempre, poi ho delle responsabilità e non voglio farla semplice. Ma basta sta roba qua. Ma basta. Basta. Il nostro è un mondo che non ha più, non coscienza del peccato, ma la dignità del peccato. Io voglio poter pagare se sbaglio, non dire colpa di un altro. Io sono abbastanza adulto da dire, ho fatto una scemata, ne porto le conseguenze. Chiusa, andiamo avanti. No, ah no, colpa di più. Non sono stato capito nemmeno. No, hai ragione, sono un deficiente. Andiamo avanti. Ok. E questa cosa qua è credibile. È credibile. È credibile. La samaritana diventa annunciatrice. Nel Vangelo di Giovanni, andatevi a leggere, non c'è come in Marco l'invio dei discepoli. Non c'è. Ci sono discepoli mandati. Discepolo numero uno mandato, la samaritana. Poi inadatta, no? Gesù dà il più grande annuncio della storia dell'umanità. Sono risorto alle donne che non avevano diritto di parola in pubblico.
a cui nessuno credeva. Infatti, andatevi a leggere i Vangeli, preparatevi prima di venire la prossima volta. Luca 24, quando i deficienti dei discepoli di Emmaus incontrano con la Gesù risorto e non lo riconoscono, dicono: ah sì, alcune donne delle nostre sono venute a raccontarci, però sai, sono donnine emotivamente instabili. I nostri sono andati, hanno visto come loro hanno detto, ma lui non c'era. Che Gesù lì è veramente sbroccato. Ma vai, state veramente tardi di qua, cioè siete deficienti. Eppure Dio è così, affida la più importante notizia della storia dell'umanità a persone che non saranno credute. E infatti succede così. Ma non succede così fuori, succede così fra gli apostoli. La prima ad annunciare il Vangelo, nel Vangelo di Giovanni, è la Samaritana, a cui noi non faremo fare la catechista. Qui sono un po' pungente, scusate, ma una volta con un vescovo ridevo, io sono un po', ognuno ha il suo ruolo nella Chiesa, il mio è quello di essere anche un po' peperino ogni tanto, ma non senza fare. Allora, ho appena finito di scrivere un libro sui profeti, con questo vescovo parlavamo, divorziate, risposate, situazioni, io ho delle posizioni un po' non particolari, però penso alcune cose. Allora dicevo: guarda, parliamoci onestamente, il profeta Osea oggi non potrebbe fare il catechista e neanche leggere la domenica. C'è una moglie un po' così, si è andata a scegliere una moglie un po' allegra, penso a cosa dice la gente, e Dio l'ha scelto come profeta. Va bene. Vogliamo parlare di Elia, che fa sgozzare 450 profeti di Baal? Mi sembra la persona adatta ad annunciare la parola? Ah, vogliamo parlare di Pietro e di Giuda? Di Mosè il balbuziente? Ah, vabbè, lungo discorso. Amen. Cosa fare prima di messa? Abbiamo poco più di mezz'ora. Regalatevi questo tempo, non chiacchierate, a pranzo chiacchieriamo, chi se ne importa. Adesso no. Provate a prendere una, magari prendete il testo e ve lo rileggete. Provate a farvi una di queste domande. Signore, tu mi cerchi, io dove sono? Chiedetevi, questa sete che ho dentro, l'ho trovata in te, la sorgente, oppure ho investito in qualcosa che non mi ha dato? E date nome e cognome a ciò in cui avete investito, senza fare i depressi. Oppure dite: Signore, sì, con verità ti dico che questo in me ancora non ho risolto. L'obiettivo mio di questi 3 giorni è che siate più felici, non più depressi, va bene? Quindi questo è un po', non senza fare gli americani, ci autoconvinciamo, no, questa è la parola e questo è ciò che il Signore ci vuole dire.